ha sconvolto un po' tutto il mondo del calcio. Qui hanno fatto vedere, hanno fatto il minuto di silenzio, poi il Barcellona ha messo anche la lutta al braccio, nera al braccio per la partita. Beh, normale, sono cose che sempre ti fanno pensare che alla fine è una cosa talmente piccola anche il calcio di fronte a queste cose qui, cioè non sai mai come trattare queste cose, non sai se è colpa della salute, se è una cosa normale, se si poteva evitare. Certo. Però sì, è stato molto... ha colpito tutti anche qua, sicuramente. L'unica cosa che, al contrario che in Italia, non hanno sospeso, perché comunque... Diciamo sì, che è stata una cosa chiaro, è stata da fare in Italia, una decisione giustissima qui, ricordarlo con... È evidente che in Spagna e nel resto del mondo è una delle poche volte che nei campionati esteri venga ricordato. Esattamente. Ci ha colpito come ha travalicato i confini nazionali questo fatto, insomma. È vero, perché comunque colpisce sempre, no? Anche perché il calcio è sempre visto come qualcosa di non irraggiungibile, però il sogno, non so, di tutti i ragazzini, anche dei genitori quando hanno dei bambini, è sempre un sogno, mi piacerebbe che il figlio diventasse... Sì, sembra sempre un mondo a sé, no? Dove sono tutti invincibili. Dei supereroi con... ma tutto esatto. Perfetto, che non possano accadere invece cose così tragiche e drammatiche. Senti, Fabrizio, come cambierà secondo te, se cambierà qualcosa, affrontare prima la Fiorentina rispetto all'Udinese? Ma la Fiorentina la affrontiamo fuori, no? Sì, tutte e due in trasferta. Tutte e due, vero. Da questo punto di vista non cambia niente. Secondo me noi possiamo vincerle con tutti, però c'è sempre da soffrire perché... Non so, da dopo il 2010 quei difensori che sembravano imbattibili non riescono a tenere la porta senza prendere un gol, non so. E di questo l'unico incolpevole per me è Julio Cesar, perché lui, poverino, ci prova sempre e spesso e volentieri ci salva il risultato. Però io penso che le possiamo vincere tutte e due le partite senza problemi. Poi forse rientra Sneijder, è vero? Oggi si è allenato con il gruppo. Lui e Maicon sono tornati a disposizione. Ovviamente il mister valuterà, immagino, in questa settimana quali sono i progressi fatti e se saranno poi convocabili per la trasferta di Firenze. Per quanto riguarda la difesa, tra l'altro, è un dato che si poteva registrare forse prima, adesso si può registrare già un po' meno, perché se è vero che sulla carta il risultato, ad esempio, contro il Genoa, il 5-4 è stato forse un... Vabbè, quello è stato un po' falsato, ecco, dai rigori, così. Però dico, vedo in generale sempre, anche con il Cagliari, prendiamo sempre questi gol un po' che... se si fosse un po' più attenti, più concentrati, non lo so poi qual è... Beh, ma è lo specchio anche della stagione, sì, di come sta andando, quando insomma le cose non girano bene, colpo di organizzare solo i difensori, insomma, mi sembra un po'... Io infatti anche oggi quando vi ho mandato l'email dicevo anche questo, cioè a volte, soprattutto in Italia, è sempre questo fair play finanziario, sempre... E allora l'Inter ne ha fatto una causa giusta dicendo ok, adesso ci adeguiamo anche noi, però poi alla fine, per esempio, aver dato via Eto'o per tutti quei soldi vale la pena? Se poi anche perché... Beh, ma se ci sono delle regole, Fabrizio, nel fair play finanziario, che poi l'Inter decide di rispettare, le altre squadre non decidono, nel momento in cui poi vanno attuate, immagino che tutti gli altri si debbano adeguare, quindi arriveranno poi a un momento in cui magari l'Inter è già più preparata perché si appresta a fare un mercato anche proiettato al futuro di quelle che saranno le nuove regole in Italia ma anche in Europa. Magari tanti club che adesso investono e spendono a destra manca, come si dice, dalle mie parti... Loro lo fanno perché vogliono vincere, però io penso... ho capito, però poi magari arriverà anche un momento in cui bisogna presentare dei conti e bisogna rispondere, no? Di quelli che sono... Noi abbiamo fatto questa cosa, no? Abbiamo detto, va bene, e ha preso... Sì. Hanno risparmiato lo stipendio che era detto, però alla fine, vedi, mancano quei 40 gol e secondo me l'Inter di quest'anno non è tanto diversa da quella dell'anno scorso,
Solo che l'anno scorso avevamo detto che segnava un gol a partita, e vuoi o no, parti tutte le partite 1-0, non è che le vinci tutte, però hai molte possibilità. Però vabbè, ormai è andato via, quindi... Va bene, va bene. Guardiamo avanti. Grazie Fabrizio. Sempre. Ciao Fabrizio. Ciao. Grazie a voi. Un abbraccio. Sempre. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, il discorso in realtà credo che sia molto più ampio, nel senso che ogni anno c'è un attaccante principe per ogni squadra, cioè c'è un giocatore che rispetto agli altri compagni segna molti più gol. Dire che tu segnava un gol a partita è giusto, dire che quest'anno non c'è stato l'attaccante che segna un gol a partita è sbagliato, perché in realtà c'è Diego Milito che, se non sbaglio, in Europa è tra i primi tre cannonieri. Nel 2012 ha fatto praticamente al terzo posto davanti a due che non so se li hai sentiti, sì, ancora, sì. Sono Cristiano Ronaldo e Messi. No, però mi informerò. Però secondo me ne sentiremo parlare, esatto. Di questi, esatto, due stratosferici giocatori della Liga. Mi chiamo Fausta, sì. Finalmente l'allenatore perfetto, elegante, intelligente, proprio come la mia stupenda Inter. Grazie Presidente, abbiamo trovato il mister perfetto. Sempre forza Inter. Hai visto quante definizioni per mister Stramaccioni? Perfetto, elegante, intelligente. Beh, oh. È un del ritratto fatto, insomma. Beh, direi proprio di sì. Complimenti a tutta Inter Channel. Norma, tra l'altro, è un messaggio che ci ha mandato alle 19.39 di ieri. Dice: meravigliosa la striscia che avete appena mandato. Ricordi magnifici, che pelle d'oca. Insomma, la ringraziamo, la riproporremo. Luisa, l'amica Luisa, sai che ci manda sempre messaggi, sì, ogni giorno. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Bello quando ti dico no, Tommaso, sì, a me, sì, a me fa piacere, certo. Il nostro presidente è una gran persona, Pupi e il principe sono adorabili, dice, non ne parliamo, vi saluto appunto Luisa. Ti leggo un ultimo messaggio, perché in molti, Tommy, ci hanno scritto di Mario Balotelli. Beh, è chiaro, è inevitabile che sia uno dei temi, visto che i giornali continuano a ripetere Mario Balotelli, Mario Balotelli. Per esempio, ti leggo quello di Silvia, sì, da Pordenone. Ciao famiglia nerazzurra, riflessione su Balotelli. Sono una di quelli che ha dato ragione a Moratti quando l'ha venduto. I suoi ultimi comportamenti rafforzavano la mia convinzione. Ma mi sono anche convinta, ascoltando voi, specie il saggio Edo, così la definisce il direttore, che non è proprio il bad boy che si dipinge. Ed è per questo che sarei proprio contenta che realmente prendesse in mano la sua vita e si facesse aiutare. Vedrà che gli interisti gli perdoneranno tutto e lo riabbracceranno, perché il suo talento è grande. Ma diventare uomo è straordinario. Pupi Docet, con immenso affetto vi saluto. Beh, gli esempi da seguire qui comunque ne aveva, perché abbiamo giocatori che dentro e fuori dal campo sono esempio di fair play assoluto. Quella è stata un'operazione di qualche anno fa, credo un'operazione giusta in quel momento, e vedremo insomma quello che sarà il futuro. Un po' di musica, Tommaso, sì, ti va? Sì, andiamo avanti con un po' di musica, perché Radio Appiano insomma è anche e soprattutto musica. Una canzone che hai scelto tu, supportata dall'opinione anche del signor Scarpini, che in quanto a musica è assolutamente secondaria, voglio dire, quindi se ha condiviso la mia scelta, la cosa mi fa assolutamente piacere, vuol dire perché ho capito che è il pezzo giusto. Thinking of you. Bravo. Cioè, abbiamo visto un po' di immagini di allenamento, della buona musica, sì. Giusto per sottolinearlo. E adesso proseguiamo con la lettura dei giornali, dei messaggi. Sei già settata, scusate, sulla rassegna stampa. Sono già avanti, sono già alla giornata di domani, perdoni, ma stavo leggendo già gli aggiornamenti. Una notizia, continuiamo allora con una notizia, la diamo subito, è relativa al rimborso dei biglietti di Udinese Inter. Tutte le modalità sono sul nostro sito, perciò se vi collegate avete, diciamo, per completezza tutte le modalità, perché sono anche veramente tante. Anche perché se me le elenchi, secondo me chi sta ascoltando si tante. Perde la seconda. Non ha senso. Riga, l'unica però. Cosa che si ricorda è che si ricorda a tutti i tifosi che il tagliando di accesso precedentemente acquistato avrà comunque validità per la gara di recupero e può essere oggetto di delega. Quindi se avete comunque occasione, modo di andare a vedere la partita contro l'Udinese al Friuli, avrete la possibilità con lo stesso tagliando. Eccolo qua. Le modalità di rimborso le avete invece a seguire sempre in questa notizia del nostro sito, ripresa tra l'altro dal sito dell'Udinese, quindi insomma, se vi interessa essere rimborsati, ci sono tutte le indicazioni. L'amico Michele Barile di Pistoia ci suggerisce come far giocare l'Inter. Sì.
e tra l'altro nell'oggetto lui l'ha specificato, io farei giocare, puntini di sospensione. Per non snaturare il suo gioco e per impedire più facilmente le ripartenze bianconere, immagino qua si riferisca all'Udinese, credo che Stramaccioni confermerà il 4-3-3. Ma con Obi, secondo esterno alto insieme a Zarate, perché Joel può interpretare quel ruolo e può garantire rientro e più copertura di Alvarez. Sempre forza Inter. Ovviamente sarebbe carino dire all'amico Michele, che sicuramente ci sta guardando, ci guarderà in replica stasera se ha degli impegni, di mandarci anche la sua opinione invece sulla sfida con la Fiorentina. Sì, che dici? Sì, direi di sì, sapere, visto che è cambiata comunque la partita. E lui già ci ha dato, magari la teniamo. Una partita molto differente, certo. Per come spunto, certo. No? Credo quindi che sia un discorso di mentalità della squadra, non tanto di singoli interpreti, singoli giocatori, di lavoro fatto dai singoli giocatori. Detto questo, sicuramente Obi garantisce più copertura rispetto a un altro esterno con caratteristiche più offensive. Questo certo, avere Sneijder. È arrivata, vabbè, certo, è sicuramente differente. È arrivata, intanto è stata pubblicata sul nostro sito ufficiale, ripresa ancora dal sito dell'Udinese. Udinese Calcio e la Onlus Udinese per la Vita sospendono ufficialmente la raccolta fondi attraverso la banca di credito cooperativo di Manzano per garantire il vitalizio a Maria Carla Morosini. E la decisione, lo specifichiamo perché è importante, la decisione nasce di comune accordo con l'Atalanta Calcio, una volta appresa la volontà del presidente Antonio Percassi di occuparsi in qualità di rappresentante della Bergamo calcistica in prima persona e in piena autonomia per tutto il resto della vita della sorella del compianto Pier Mario. Questo il comunicato che è apparso sul sito, e quindi sicuramente tanto di cappello al presidente Percassi e all'Atalanta in generale. Tutto il mondo calcistico comunque ancora si era mossa, insomma, ancora una volta per aiutare da subito l'Inter, è stata tra una delle prime credo società. Credo che conoscano forse meglio.